venendo qui, adesso scusate, non vorrei che Orlando si offendesse perché mi hanno detto che è anche suscettibile, ma venendo qui con gli amici con cui abbiamo mangiato un boccone, io ho detto, ma io c'è una ragione per cui mi sento in sintonia, perché secondo me sia lui, ossia io che lui, possiamo trasmettere la tranquilla forza dei nonni. E loro mi hanno detto, no, di un anno, perché lui non è tranquillo. Ora, io non lo so se lui, però, a parte che la tranquillità non è una cattiva cosa, perché la tranquillità vuol dire essere sereni, la tranquillità va di pari passo con la determinazione, con la capacità di decidere, e va di pari passo anche con due cose, non so se chiamarle virtù, ma due caratteristiche importanti, l'autorevolezza e la credibilità. E adesso io qui parlo per me, non lascio stare Orlando, però secondo me i nonni queste ce l'hanno, perché autorevoli sono autorevoli perché hanno una lunga esperienza, e credibili sono credibili perché hanno avuto modo di dimostrare quello che valgono. Quindi secondo me, non so se a te piace o no, a me sentirmi nonno e sentire, diciamo, questa che io chiamo la tranquillità. I miei nipoti mi chiamano zio. Ma guarda che so che tu sei uno dinamico, che corre, che un pochino anch'io, fino prima, soprattutto prima dell'operazione dell'ernia del disco, adesso c'è di fare ancora la mia parte. Però io credo che in un mondo dove alcune, ripeto, caratteristiche che sono appunto quello della serenità, della determinazione, della credibilità, non sono merce così diffusa, io credo che siano delle risorse che tu hai e che credo di avere in parte anch'io, che insieme possiamo mettere in campo in questo frangente, in questa campagna elettorale. La credibilità, e ci tenevo a sottolineare questo. Io la domenica scorsa ero in un paese qui vicino dove ho degli amici, che sanno anche dov'è, ma comunque, e mi hanno detto, ho visto che vieni a presentare Cervella per la candidatura a sindaco. E mi hanno detto, ah, hai una gamba, eh? Hai una gamba perché apri apposta la scuola. Io non so bene neanche a che scuola si riferissero, però questo per dire che come dire, sei una figura che molto al di là di quelle che sono, come dire, le militanza politica, ha una credibilità che è una risorsa oggi preziosissima. Ed è la credibilità che credo, finisco con questo, è la credibilità che credo abbiamo dimostrato anche noi in regione. Perché io dico solo questo, noi abbiamo ereditato una situazione finanziaria sia nel bilancio che nella sanità, diciamo ai limiti del fallimento, no? Perché tu sei un manager, un imprenditore, quando su un bilancio di 11 miliardi e mezzo ci sono 7 miliardi di disavanzi, ecco, hai fatto la faccia, quindi non c'è bisogno di aggiungere altro. La sanità era commissariata, semicommissariata, non si potevano fare investimenti, infatti i ritardi dell'ospedale di Verduno, che adesso al più tardi entro Pasqua, che finì, mi ha mandato una sera il video con tutte le cose, lo stato di avanzamento, quindi, però sono dovuti anche a questo, che non si potevano più recuperare risorse, non si poteva più spendere e non si potevano più fare investimenti. E allora quando, sapete, l'unica cosa, quando noi siamo stati a Roma per discutere con i vari ministeri, il piano di rientro della sanità, il piano per diciamo, programmare il rientro dei disavanzi vari, per noi. La cosa che ci è stata detta è stata una sola, quando ci è andato in via, ha detto, sapete qual è la differenza col passato? La differenza col, mi dice, sa cos'è, Presidente, la differenza col passato? Dico, mi dica, la differenza col passato è che voi, quando vi abbiamo chiesto i conti, ce l'avete dati. Cioè non avete nascosto nessuna carta nel cassetto, quando vi abbiamo chiesto i bilanci ce l'avete portati, ce l'avete spiegati, se vi chiedevamo di approfondire avete approfondito. Io credo che questo, che è banale,
si chiama trasparenza, si chiama serietà, si chiama responsabilità, però siano delle caratteristiche che unite con quei valori fondo, che sono quelli di ricordare sempre almeno i primi articoli della Costituzione italiana, no? Dove parla dei diritti inalienabili delle persone, dove parla che tutte le persone sono uguali, insomma, e che bisogna fare ogni cosa per promuovere l'uguaglianza delle persone. Ricordare questi principi di fondo, fondativi della nostra comunità, ricordare cos'eravamo, cioè ricordare quanta gente anche da queste terre, non poi troppi secoli fa, ma sono andati a cercare fortuna altrove, e quindi sapere, per capire cosa siamo oggi e cosa possiamo diventare, che bisogna capire l'ansia di migliorare se stessi che muove le persone, e che bisogna saper dare delle risposte a questi, che non siano solo le risposte della la pacchia è finita, perché questo, quando si dice la pacchia è finita, della gente che si fa mesi e mesi in mezzo al deserto rischiando la vita, si dimostra un disprezzo per la persona, si dimostra un disprezzo per il valore fondamentale, perché tradiscono un disprezzo profondo per l'altro. E attenzione, perché, scusate se mi faccio prendere, ma attenzione, perché la storia ci insegna che quando si introduce il disprezzo per l'altro, quando si vede, per risolvere i propri problemi si individua il nemico in quello diverso da te, lì è l'inizio di qualunque forma totalitaria, perché qualunque totalitarismo è sempre nato così. Poi può cambiare il nemico che individui di volta in volta, ma lì, diciamo, la fine della democrazia è sempre nata così. E noi invece, la democrazia che i nostri padri, i nostri nonni hanno contribuito a costruire, dobbiamo difenderla, e dobbiamo anzi farla ancora crescere guardando al futuro. E quindi con questa credibilità, con questa forza della credibilità e di valori profondi, caro Lindo, io credo proprio che, e con questa gente che hai qui, con questa grande squadra che hai qui, io credo che tu sarai sindaco di Alba, di questa straordinaria città, che è una città che ha dato molto la libertà di questo paese, che ha dato molto la crescita, la civiltà di questo paese, e io spero insieme a te di poter continuare a condividere l'onore di cercare di dare insieme un futuro a questa nostra regione. Grazie, bocca al lupo, viva Luca!